L'aggiornamento serve soltanto per evidenziare fatti che per me sono scandalosi. Lo dico senza mezzi termini. Un'azienda che dopo 3 anni è ridotta come ridotta l'STS per me è scandaloso. Punto. Senza proprio nessun altro termine che possa qualificare la gestione dell'azienda. Per me un'azienda che dopo 2 anni ha perso 1.200.000 euro, 1.200.000 euro di disavanzo è una gestione scandalosa. Un'azienda che ha fatto tutto quello che ha fatto per me è scandalosa. Da sindaco lo dico. Assumo la responsabilità di quello che dico, ma lo dico fortemente in maniera chiara, inequivoca, scandaloso. La commissione, se lei si va a leggere il deliberato di quella commissione, e concludo, prevede proprio la valorizzazione della STS. Ripeto, non esistono i paladini della STS. Quella commissione che è stata proposta all'attenzione del Consiglio Comunale parte proprio da un valore da salvaguardare e dare gli indirizzi per salvaguardare quel valore. E c'è scritto chiarissimo nel deliberato della proposta di delibera consigliare. Quindi, ripeto, non c'è un paladino che vuole parlare di valori, si stanno ascoltando probabilmente anche i dipendenti. Sono il primo difensore, difendo più dell'STS. Vedi un po'. Non serve che ce lo dica lei, perché la proposta va proprio in quella direzione. La proposta della Commissione è una proposta seria, di conoscenza, approfondimento e decisionale, di indirizzo, non decisionale, perché poi le decisioni sono altre. Ma noi abbiamo voluto come maggioranza che questo percorso venga condiviso. Se si capisce, altrimenti amen.